stata una gara non semplice, anche perché il Carpi è stato bravo a difendersi molto bene. L'impressione è che poi a un certo punto hanno iniziato a pressarci alti, ma andavano sempre due o tre uomini addirittura a pressare Gabriel in fase di partenza. Sì, io questo problema non l'ho visto, cioè non ho visto che fosse un problema per noi. Il problema era subire una situazione a palla inattiva, o laterale o calcio d'angolo, questo era il vero problema, perché anche sulle loro ripartenze, che sono pur sempre temibili, è un po' il loro marchio di fabbrica, siamo sempre stati attenti, non abbiamo subito niente. Il vero dilemma era la palla ferma, dove potevano nascere mischie che non sai mai dove vanno a finire. Comunque sia prova positiva, perché abbiamo giocato molto una squadra che tendenzialmente non fa giocare molto, e noi invece abbiamo tenuto palla per molto tempo, ha fatto la partita molto. Ma ho visto i numeri, oggi abbiamo fatto quasi 800 passaggi, anche troppi. A dire il vero, a me piace più quando ne facciamo qualcuno di meno, ma che siano orientati, cioè che abbiano una finalità. Anche oggi l'avevano, il primo tempo abbiamo sbagliato troppo sotto l'aspetto tecnico, perché ho visto un numero imprecisato di errori distribuiti equamente fra tutti i calciatori, e la cosa non mi è piaciuta granché. A onor del vero e anche a scusante, c'è le condizioni del campo, che a vederlo da fuori è bello, ma l'erba è esageratamente alta, e poi tutto asciutto, senza bagnato, la palla non scorre. È un po' un problema per noi, onestamente, che siamo abituati in altra maniera. Il sotto era duro e quindi sembrano situazioni minime, ma sono decisive. Decisive, perché i calciatori fraseggiano malvolentieri, non tentano le giocate, la palla è lenta, si ferma, anche la giocata subito di preparazione alla successiva non viene, ecco. E quindi avevo timore che questo incidesse, e ha inciso nettamente. Comunque potevamo far meglio al primo tempo sotto questo aspetto, e non mi è piaciuto, e gliel'ho detto, ragazzi. Secondo tempo l'abbiamo fatto meglio. Siamo stati anche più incisivi, abbiamo avuto 3-4 occasioni che di solito sfruttiamo, sono andate male, pazienza. Anche il piglio mi è piaciuto, quelli che sono subentrati hanno fatto bene, quindi andiamo avanti. Ecco, chi non ha visto la partita può pensare che il risultato 0-0 ad una gara scialla alla fine del campionato. Invece è stata una gara molto intensa, ricordiamo terza partita nel giro per l'Empoli, nel giro di 9 giorni, quindi non è assolutamente semplice, con tante occasioni, quindi una squadra viva mentalmente, pronta ad affrontare le gare cercando il massimo. Sì, mi fa piacere che dici così, che va un pochino contro quello che ho detto io allora alla fine del primo tempo. Il primo tempo mi è piaciuto a me, come ripeto, e però alla fine il contesto è quello che tu dici. Non era una gara semplice, era una squadra contro una squadra che penso io volesse difendersi, e non era facile nemmeno, era anche rischioso prendere ripartenze, cosa che non abbiamo subito, e quindi andiamo avanti. 16.